canale. Allora, se vedete qualcosa di blu azzurrino è la sedia di Riccardo, che gli ho appena fregato perché volevo mettermi di fronte alla finestra qua perché era bassa, solo che il sole, c'era un sole bellissimo e il sole è andato via, quindi vi accontenterete di questa immagine bella grigia di Vittoria grigiastra. Allora, nel frattempo che sto digerendo la colazione, perché poi voglio andare ad allenarmi, mi sono già messa le scarpe, mi sono preparata e ho preso i miei integratori per andare poi a fare gambe, volevo approfittarne per fare questo video che vi avevo promesso sia sul gruppo privato sia su Instagram. Vi avevo promesso che vi avrei raccontato quello che sto facendo, quello che ho deciso di fare e di fare anche degli update anche per quanto riguarda il mio corpo, i cambiamenti, per vedere i cambiamenti, non tanto per vedere il corpo, cioè per vedere i cambiamenti fisici di un allenamento e una dieta. Cosa ho deciso di fare? Allora, facciamo un passino indietro. Io un anno e mezzo fa, grazie a Silvia all'angolo di Saidori, mi sono appassionata alla sala pesi, al bodybuilding e tutto ciò che ne concerne, perché non è solo uno sport ma è uno stile di vita, uno stile di vita che è proprio uno stile di vita, proprio è un cambiamento sia fisico ma anche mentale, e dal punto di vista mentale poi ne parleremo più avanti. Oggi invece voglio condividere con voi quello che ho deciso di fare, perché dopo la prima infarinatura con Silvia, grazie a Silvia e Pablo, sono arrivata a un punto della mia vita in cui volevo di più, volevo andare avanti, ho capito che era la mia strada e quindi sentivo la necessità di trovare una persona che mi guidasse in questo nuovo percorso e che mi guidasse sia dal punto di vista di allenamento sia dal punto di vista di dieta, perché il mio obiettivo è abbastanza ambizioso e per ottenere un obiettivo di questo genere bisogna per forza unire le due cose, quindi allenamento e dieta. Non è sufficiente allenarsi come delle pazze se non si segue una dieta bilanciata, e a me mancava proprio l'aspetto di una cura alimentare proprio strutturata su di me e sui miei allenamenti, cioè non una dieta come si intende genericamente la dieta per perdere i 2 kg prima di andare al mare, ma proprio una dieta per quello che voglio ottenere, quindi strutturata sulla mia massa magra, la mia massa grassa, la mia struttura, il mio storico passato di allenamenti, cattive abitudini e sui miei obiettivi che voglio ottenere. Quindi ho cercato una persona che mi potesse garantire questa cosa, l'ho trovata e 2 mesi fa ho iniziato questo nuovo percorso. Il mio obiettivo è quello di ridurre gli accumuli adiposi, la massa grassa, infatti stiamo lavorando proprio su questo, io e il mio preparatore, cioè lui mi dice, io lavoro e sgambetto. Il mio obiettivo è quello appunto di eliminare tutti gli accumuli adiposi, quindi culotte di cheval, l'adipe sull'addome, tutto quegli accumuli che si sono creati negli anni, quindi non in una settimana, in un mese di sgarri, di anni, perché uno può dire, no ma tu Vittoria non ne hai bisogno, sì io ho vestita vado bene, cioè non era un problema di taglia, ma era proprio un mio problema di come mi vedevo io nuda, cioè proprio il corpo io lo vorrei diverso, quindi sono arrivata a questa decisione di cambiarlo totalmente seguendo questo regime, questo nuovo percorso. E ovviamente non è un percorso che può durare qualche mese, perché non puoi cancellare le cattive abitudini, il poco bere, mangiare male, in costanza con l'attività fisica, non puoi cancellarle con 2 mesi di allenamento, neanche con 6 mesi di allenamento e dieta strutturata, perfetta e pulita. No, è un percorso lungo e questa cosa me l'ha subito detta il mio preparatore, perché io gli ho detto cosa volevo ottenere e lui mi fa, ci ha creduto, perché ci ha creduto, e questo è molto importante, che la persona che ti segua creda in te, creda in quello che tu vuoi ottenere, questo è basilare. E la terza cosa, mi ha subito detto le cose come stanno, quindi Vittoria guarda che non ci metterai 6 mesi, ci vorrà almeno un anno per ottenere il corpo che vuoi tu, quindi è un lungo percorso, ovviamente fatto di motivazione, determinazione, di sacrifici, perché comunque allenarsi così ti prende tanto tempo che vai a togliere ad altre persone e ad altre cose, quindi è comunque un percorso lungo e mi sentirete parlarne ancora per molto, penso per sempre, perché comunque è uno stile di vita e devo dire che è entrato a far parte della mia vita e devo dire della vita della mia famiglia, perché comunque anche a
Ale crede in questa cosa, Ale è la prima persona che mi supporta e sì, di questo devo essere veramente molto molto felice, ne sono veramente molto felice. Anche Ricky mi supporta, mamma dove vai? Vai in palestra, sì. E comunque, allora, in cosa si struttura il mio in questi primi 2 mesi? Cosa ho fatto? Ovviamente io della dieta non ve ne parlerò perché non ne ho le competenze e è comunque un argomento talmente delicato, ve l'ho sempre detto. È un argomento delicato in cui che non tratterò, non ne voglio parlare. Poi è strutturata su di me, su quello che sono io, quindi non avrebbe senso andare lì a scindere ogni cosa e non serve a niente. Vi parlerò nel complesso e vi parlerò dell'allenamento. L'allenamento in cosa consiste? Dura praticamente, io mi alleno 5 volte a settimana e tutte le mattine prima di fare colazione vado a fare una sessione di cardio. Cardio nel senso non per forza correre, cioè una camminata svelta o in pendenza, lungomare. Corsa no, perché sapete che io ho problema alle ginocchia, infatti fa sempre croc, ho una tendinite, quindi adesso non mi fa male, però non voglio andare a giocarmi il ginocchio e per fare una corsetta quando posso fare altro. Quindi tutte le mattine vado e non ne ho saltato per ora neanche uno, esco e vado a fare la mia mezz'oretta di cardio, poi torno e poi verso la sera mi alleno. Io faccio 3 giorni di gambe e 2 giorni di upper body. Upper body è la scheda più o meno che vi ho messo l'altro giorno, che vi ho pubblicato commentandola. Upper body dove vado a lavorare su bicipiti, tricipiti, trapezio, deltoidi, un pochino il petto, non troppo perché comunque io ho le protesi, quindi non è che posso andare a spingere così tanto e non va bene, cioè comunque se avete le protesi sentite il vostro chirurgo, e poi anche sulla schiena. Cosa ho ottenuto? Io in 2 mesi devo dire che il mio corpo è cambiato, e adesso magari mi metto la clip così potete vedere il mio corpo adesso attualmente com'è. Come potete vedere l'addome è una delle mie parti critiche. Io dopo la gravidanza sì, sono dimagrita, sono tornata in forma ma vestita, ma quando mi metto in costume vedo proprio la ciccia, la pancia che non è tonica. Poi un altro punto critico è sicuramente le culotte de cheval, dove tendo ad accumulare proprio grasso, acqua, poi cioè è comunque un accumulo che mi porto avanti da anni. Poi un'altra parte critica sono i glutei, perché io comunque sono quadricipite dominante, quindi su quegli esercizi tipicamente per andare a stimolare il gluteo come lo squat, io lavoro tantissimo di quadricipite. Il quadricipite mi si sviluppa più facilmente, mentre il gluteo non è mai bello, cioè non ho un gluteo rotondo, insomma, neanche sporgente. Su quello infatti stiamo lavorando. Nelle 3 sessioni di gambe infatti mi fa lavorare tanto anche sui glutei, sto facendo degli esercizi tipo i glutei e i cavi, è un esercizio che io non facevo mai, e invece lì sento veramente molto lavorare il gluteo. Come un altro esercizio in cui lo sento lavorare tantissimo, che mi talmente lavora che mi brucia il gluteo. Il gluteo non mi brucia quasi mai, con qualsiasi esercizio il gluteo mai, sono i hip thrust tantissimo, cioè lo sento veramente lavorare da morire. Poi ovviamente anche con gli affondi bulgari o gli squat bulgari, qui in Spagna li chiamano squat bulgari. Lo squat bulgaro è uno degli esercizi che odio di più perché faccio veramente fatica e devo praticarlo ancora tanto, 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 tanto. Ma mi rendo conto che dalla prima settimana in cui fare tutta la scheda sono morta, cioè sono stata 3 giorni così orizzontale, ma l'ho terminata, cioè sono andata avanti, non ho mai saltato un giorno di nessun allenamento e non voglio saltare nessun giorno. Devo dire che c'è stato un netto miglioramento. Io adesso che ho finito la scheda di allenamento mi dura 8 settimane, 2 mesi, adesso sto aspettando la nuova e non vedo l'ora che mi arrivi. Devo dire che c'è stato un netto miglioramento, perché adesso riesco a terminare magari una serie senza morire, mantenere l'equilibrio. Comunque ho notato dei miglioramenti anche nei singoli esercizi. Devo dire che sono molto soddisfatta, e sono anche molto motivata. Mi rendo conto però che ci sono alcuni giorni in cui è inutile dire balle, mi sento meno motivata, non nel senso meno motivata, ma magari prevale in me quella cosa dell'incostanza, nel senso non vedi i risultati sperati, lavori,
segui tutta la dieta rigida, soffri la fame, fai il tuo allenamento e non vedi subito i tuoi risultati. Allora mi vengono in mente le parole del mio preparatore, si chiama Peter, e mi rendo conto che invece i risultati ci sono. Sono io che mi devo dare magari una ridimensionata, e poi devo dire che mi ha aiutato molto, le sue parole mi hanno aiutato molto, però è giusto che io vi ammetta che non tutti i giorni io mi sento così, uno sprint, ecco, uno sprint di energia. Ci sono giorni in cui sono bella carica, ci sono giorni invece in cui vorrei solo morire a letto, stanca morta, perché comunque non ho la fortuna di poter fare solo questo, di allenarmi e basta e seguire la mia dietina. Cioè devo anche lavorare, badare alla casa, badare al figlio, a un marito, quindi strutturo le mie giornate anche per fare tutto e riuscire a fare tutto. Questo mi ha portato anche a dover rivoltare alcune mie abitudini, svegliarmi molto molto presto prima di tutti, no, in verità anche Ale si sveglia anche un pochino prima di me, perché lui lavora e si mette a lavorare, quindi ci svegliamo alle 6:15, 6, a volte anche alle 5:30 nel caso avessimo anche altre cose da fare. Vado a fare la mia seduta di cardio in modo da poi tornare, seguire Ricky, portarlo a scuola, e poi verso la sera io finisco sempre di fare il mio allenamento più o meno alle 11. Qualche trucchina, se mi seguite anche su Instagram, vi lascio qui sotto il mio account, dove sono un po' più presente, più veloce anche nel postare, mi vede che esco sempre dalla palestra alle 11, perché non riesco mai ad andare di giorno purtroppo, e quindi regolo e strutturo le mie giornate in modo da poter proprio fare tutti i miei allenamenti. Sono molto soddisfatta. E un'altra cosa riguarda anche la dieta, perché comunque anche la dieta è una componente fondamentale. Io personalmente penso che la dieta sia un 70-80% in una preparazione, quindi allenamento e dieta. Io quando seguivo solo un allenamento molto molto pesante, ma senza stare a focalizzarmi solo sulla dieta, cioè non avendo attenzione sulla dieta, devo dire che non ho ottenuto tutti questi risultati in 2 mesi. Invece insieme i risultati ci sono, stanno arrivando pian piano, e mi sforzo di non cadere nei miei soliti errori, quindi di quello di non avere, di avere fretta di vedere. No, cioè ogni tanto mi viene sto schiribizzo, però poi mi rendo conto che mi devo dare una ridimensionata e non avere fretta. Scusate, ma ho dovuto chiudere la finestra perché c'erano sotto che giocavano a basket. E comunque stavo dicendo, ora che sono terminate le mie prime 8 settimane di allenamento, e non vedo l'ora che, davvero non vedo l'ora che mi arrivi la nuova scheda, cioè sono troppo esaltata, invece la dieta mi dura 4 settimane, mi viene cambiata ogni mese, proprio per non abituare il metabolismo. E in questi primi mesi, quindi primi 6 mesi, penso anche nei prossimi mesi, il mio preparatore mi ha proprio detto che andremo a lavorare proprio sulla massa grassa, quindi ogni dieta è ipocalorica, quindi mi sentirete soffrire la fame però ho sempre un giorno libero, la mia pizza me la mangio, quindi è sempre tutto molto equilibrato. Soffro la fame più nei giorni a ridosso con il ciclo, quelli prima e quelli dopo, dove gli ormoni sono un po' in subbuglio. Ale lo chiama il pazzometro, il famoso pazzometro. Comunque stavo dicendo che la dieta, oltre ad essere cambiata ogni mese, quindi proprio per non abituare il metabolismo, è variata anche con i cibi, i nutrienti, è importante che venga variata ogni mese. Mi viene anche revisionato sia il piano di allenamento sia la dieta ogni 15 giorni, quindi mi piace proprio questa come è strutturato, perché mi mantiene sempre motivata, una persona a cui a fare riferimento tutti i giorni se ho qualche dubbio. Poi comunque lui è di qua, di Gran Canaria, quindi se ci sono nuovi esercizi, ho bisogno di fare una seduta, lo posso vedere, posso fare riferimento a lui, quindi sono veramente molto contenta, sono stramotivata.
arrivata, non vedo l'ora di continuare perché comunque vedo proprio il mio corpo che sta cambiando e mi piace. Una cosa che mi sto impegnando a fare è anche quella di organizzare bene i pasti e non rimanere mai fuori senza pasto, senza il mio pasto successivo, tipo la merenda, se siamo fuori pranzo, perché io comunque non posso tamponare la cosa andando al bar e prendere un panino, no. Quindi mi organizzo anche con questo, e questo è molto basilare perché comunque ti aiuta tantissimo a organizzarti e a seguire il tuo piano di allenamento e di alimentazione. Io, ragazzi, spero di avere detto tutto, vi ho parlato a grandi linee di quello che è il mio percorso. Voi, se avete domande, fatemele qui sotto. Io mi rendo conto che vi ho coinvolto in questo nuovo percorso, sono contentissima dei messaggi che mi mandate, che molte di voi hanno ritrovato la motivazione, sono veramente, mi riempiono il cuore davvero, perché davvero mi riempiono davvero il cuore, siete fantastiche davvero tantissimo, e quindi mi sentirete ancora parlare di questo percorso. Fatemi sapere quando, ogni quanto volete l'aggiornamento, io direi ogni 2 mesi in base alla scheda di allenamento, così vi faccio vedere poi tutti i progressi. E niente, ragazzi, io spero di avervi detto tutto, se avete qualche curiosità fatemelo sapere qui sotto, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Io vado ad allenarmi, ciao!